Ecco, vediamo ora la parte che riguarda i conduttori musicali di Radio Centrale, che per inciso ha 4 frequenze attualmente in funzione, sono i 91,4, i 92,6, i 98 e i 91,9, è una frequenza appositamente per l'Appennino reggiano. Radio Centrale è l'unica per il momento, l'unica emittente reggiana che si sente bene su tutto l'Appennino, anche la parte più alta. Dicevo i conduttori musicali, cominciamo con i conduttori della prima mattina. Di fronte a noi Carlo Mambrini, che conduce 2 trasmissioni al mercoledì e al venerdì mattina dalle 7 alle 8.30. In più ha anche un altro paio di trasmissioni, lunedì sera e ogni domenica dalle 12.30 alle 14.30. Carlo, ma alzarti alle 6.30 di mercoledì e di venerdì com'è? Ma è anche piacevole, ti dirò, perché dopo c'è un... cioè parte subito i primi 5 minuti in cui sei veramente molto sonnato. Dopo ti svegli perché devi fare un pochettino di strada, arrivare fino su alla vecchia, e poi c'è un certo contatto con gli ascoltatori che ti telefonano, è molto, molto bello, gente che ti dice che si è appena svegliato, ti comunica le sue prime impressioni sulla mattina. Tu hai fatto radio diversi anni fa, poi hai smesso e ora hai ricominciato. Ecco, questa nuova esperienza è diversa da quella precedente. Ma ti dico di sì, ho trovato un ambiente molto più caldo dal punto di vista di amicizia con gli altri collaboratori. Mi trovo bene e questo è quello che posso dirti finora, anche poco. Bene, grazie Carlo. Passa il microfono a Mauro Davide, che viene subito dopo di te, non solo sul divano dove siete seduti, ma anche nella programmazione. Mauro Davide conduce il programma della mattina dalle 9 alle 12, oppure dalle 8.30 quando va via Carlo alle 8.30. Ecco Mauro, quegli occhiali. Visto che carino, infatti prima quando sto ascoltando il discorso direzionale, c'è una radio diversa, è vero. No vabbè, comunque a parte gli scherzi, parliamo di... Devo parlare del mio mattino? Sì, parla del tuo lavoro in radio. È molto bello, specialmente quando incontro Carlo al mattino. Quando incontro Martinelli è un po' una cosa differente, non riesci bene a capire se ci sia o no. Comunque, programma dalle 9 alle 12, giochi, divertimento, tanta musica, tutto da, come direbbe uno, da vedere e sentire. Poi niente, giochi prima e giochi dopo. Carino, Carlo? Passiamo a... Lucio Martinelli viene dopo Mauro Davide. E Lucio Martinelli è soprannominato il gorillino marino oppure Lazzaro. Perché grazie Lucio? Per questo gorillino. Niente, tanti anni di trasmissioni radiofoniche dove ho sempre dato il peggio di me stesso. No, sto scherzando, in effetti ogni tanto ho dato qualcosina. Io faccio quello che è il rovescio della medaglia della programmazione di Radio Centrale, lo si vede forse anche da come si presenta. No, sta male. Niente, io faccio la trasmissione da mezzogiorno alle 3, che è in diretta concorrenza con Mamma Carrà, che non è facile trasmettere contro una signora, anche se ultimamente un po' ingrassata. Una trasmissione che è abbastanza seguita, che mi dà certi risultati e penso che la radio dia un certo tipo di risultato. Mi trovo in un ambiente fantastico dove si è tutti amici e anche qualcosa in più, e niente, direi che lasciamo perdere su quel qualcosa in più. Direi che comunque, tengo a precisare, che è l'ambiente ottimale per chi vuole cominciare a fare della radio veramente giusta. Claudio Valeriani, spiega il tuo lavoro in radio. No, il mio lavoro in radio è concentrato soprattutto nelle giornate di... Non si sente così, di sabato e domenica. Infatti io conduco la trasmissione del sabato mattina dalle 7.30 a mezzogiorno e inoltre anche le domeniche sportive da Radio Centrale. E inoltre è una trasmissione che parte proprio in questi giorni, che non so se ho la fortuna o la sfortuna di condurla, che si chiama Disco Action Hot 100, che si ascolterà, attenzione attenzione, tutti i sabati da mezzanotte alle 3 del mattino. E questa è una cosa davvero che mi fa un grandissimo piacere, perché non avevo, primo, mai avuto occasione di trasmettere a quell'ora. Secondo, sono curioso di vedere chi c'è che ascolta la radio a quell'ora. È una diretta radiofonica tutti i sabati da mezzanotte alle 3.